bravissimo. Dopo un restauro durato 20 anni, riapre al pubblico a Pompei la Casa dei Vetti, forse la domus più bella, un vero e proprio simbolo della città-museo alle pendici del Vesuvio, distrutta dall'eruzione del vulcano nel 79 d.C. Colonne, fontane, le copie esatte delle statue presenti in origine, tra cui quella che rappresenta Priapo, il dio della fecondità, e ancora gli splendidi affreschi, alcuni dei quali a tema erotico, sono tornate a fare bella mostra di sé nella villa che fu di 2 ex schiavi affrancati, scavata per la prima volta nel 1894, e divenuta da subito un emblema della ricchezza della città, che esportava vino in tutto il Mediterraneo. All'inaugurazione era presente anche il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano. Pompei rappresenta un unicum mondiale ed è un luogo dove noi tocchiamo con mano il valore della nostra cultura, valore certamente storico, filosofico, valore antropologico, ma anche un potenziale, un grande valore economico della nostra cultura. Il restauro, iniziato nel 2016, si è avvalso della collaborazione di archeologi, architetti, restauratori, ingegneri, strutturisti e anche di esperti di giardinaggio. Ed è stato anche necessario intervenire sul precedente restauro, come ha spiegato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei. La Casa dei Vetti è forse la casa più famosa di Pompei, una casa ricchissima di pitture e di sculture, ma anche che dà anche un'idea della realtà sociale dell'epoca. È la casa di 2 ex schiavi liberti che hanno fatto un'ascesa pazzesca sociale, sono divenuti parte dell'elite di questa città, dunque è una storia che racconta qualcosa di Pompei ma anche dell'impero romano di quell'epoca storica. È una casa dove è stato molto complesso intervenire, le pitture sono state lasciate sul posto come giusto che sia, dunque nuove coperture, restauro degli affreschi che erano stati coperti di uno strato di cera che si pensava essere una buona idea, invece era molto dannoso, quindi anni di lavoro che hanno fatto poi riscoprire molti dettagli, molti colori che non si vedevano più.